Buongiorno a tutti e benvenuti a Pillole di Codice. Sigla. Stavo montando la puntata, sto mettendo a posto il codice come al solito, che vi lascio sempre qualche commento in più per la puntata precedente, quella sul Random Walker. E mentre sistemavo il codice mi sono detto, come mai? Random Walker è questo, ve lo faccio vedere, la puntata scorsa. Come mai ho scritto il codice così male? Si poteva scrivere meglio, è vero che qua non facciamo mai codice ottimizzato, l'ho detto all'inizio, ma ogni tanto mi diverto anche a ripeterlo. Sarebbe quasi ora di fare qualche piccola ottimizzazione. E oggi mi è venuto in mente proprio di farlo così al volo, una nuova ottimizzazione sul codice del Random Walker. Perché mi risultava sporco, poco mantenibile, quasi difficile da capire in alcune sezioni. Così ho deciso, appunto, come dice il titolo della puntata di oggi, di creare un random walker, esattamente una passeggiata aleatoria, random walker in inglese, passeggiata aleatoria, con l'utilizzo degli oggetti, per anche semplificare un attimino anche la visione del codice. Quindi, come al solito andiamo nel nostro editor, ok, che è lo stesso, l'ho preso lo stesso identico file che avevo fatalità già aperto della passeggiata aleatoria dell'esercizio scorso. E stavo per iniziare a fare le cose, dopo ho detto, vabbè, registriamoci al volo così ne approfittiamo di fare una nuova pillola. Ho creato un nuovo file che si chiama oggetto.js. Vuoto all'interno del mio editor. Vado a referenziare questo file all'interno del mio file index e poi vediamo che cosa andrò a fare insieme a voi. Quindi ho il mio main e dopo ho un oggetto.js. Ok. Sostanzialmente adesso non cambia nulla da un punto di vista di browser, quindi posso tranquillamente andare avanti. Nel mio main che cosa avevo? Avevo delle variabili globali che indicavano le posizioni di x e di y appunto dei miei due camminatori casuali. Dopo nella funzione di draw avevo tutte le varie decisioni, eccetera, eccetera, che appunto mi davano delle due particelle che si muovevano. Adesso per comodità io cancellerò tutte le parti riguardanti AB, alla particella B, diciamo, che avevamo disegnato, e terrò solo quelle relative ad A. Ok. Un oggetto che cos'è? Non è altro che una variabile che al suo interno contiene delle funzioni o delle variabili che posso impostare a distanza. L'ho detto nel modo più stupido possibile, ma è anche il modo più semplice con cui posso definire un oggetto, ok? Quindi questo oggetto qua lo definirò sempre qua all'interno, tanto qua salvo sempre. Vado a definirlo all'interno del mio nuovo file JavaScript come function camminatore con la C maiuscola. Camminatore. Ok. E per semplicità gli do anche la definizione dei colori R, G e B. Ok, questo camminatore qua che cosa ha? Ha due sostanzialmente variabili sue che sono x e y. Come vanno definite le variabili all'interno degli oggetti? Semplicemente invece di mettere var x uguale a 300, che sono le nostre posizioni, y uguale a 300, che sono le nostre posizioni di default, andiamo a definirle come this dot x. 300 is dot y 300
Con ti spunto, appunto, questo punto sarebbe letteralmente in italiano, andiamo a dire che quella variabile lì è di quella funzione lì, di quell'oggetto lì. Quindi non ci sbagliamo mai. Dopodiché c'è bisogno, e praticamente così facendo ho definito la AX e la AY, ok, che andavo a definire qua all'inizio. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo questa scelta direzionale che, volendo, possiamo raggruppare così in questa parte. Ok? Come vado a definire la scelta della direzione in cui si muove? Semplicemente nel nostro oggetto possiamo fare anche un copia e incolla intanto, che ci tornerà comodo tra pochissimo. Lo taglio già. In questo oggetto diciamo this punto scegli direzione o aggiorna direzione, come vogliamo meglio definirlo, uguale function aperta, chiusa graffa, e intanto stupidamente gli incollo dentro quello che avevo copiato dall'altra parte. Invece di chiamarla direzione A, la chiamo semplicemente direzione. Lo switch, sempre riferimento all'esercizio precedente, lo chiamo sempre direzione. Quindi scelgo la direzione e invece di aggiornare AX e AY, vado ad aggiornare i valori di this punto x e dis punto y. Ok, così molto molto semplice. Dis punto y in questo caso. E anche qua di spunto y e di spunto y. E qua ho la mia funzione che semplicemente mi aggiorna i parametri di this x e this y. Qua mi sono dimenticato altre tre variabili sempre del mio oggetto camminatore, ok, che sono this punto r uguale r. Così ce le portiamo dentro una volta che abbiamo creati. This.g uguale g, me li prendo da sopra, appunto dalla definizione del mio oggetto. E this.b uguale b. Perfetto. Poi, abbiamo fatto la nostra funzione di scelta della direzione. L'altra funzione che ci serve è quella che raccoglie questi parametri qua, ok? Questo insieme di funzioni, quella che mi definisce come va costruito, come va disegnato il mio puntino su schermo e in che posizione va disegnato. Quindi anche qua con un taglia vado nel mio oggetto e faccio la funzione di show, this.show, posso dare il nome che voglio io, uguale function. Anche qua, se voglio, posso passare parametri, ma in questo caso non serve. Stroke weight 4. I colori ce li ho salvati sopra, che sono this.r, this.g, this.b, ok, e invece di ax e a y posso scrivere this.x, this.y. In questo momento ho creato un mio oggetto camminatore, ok, che semplicemente ha le due funzioni. Allora, il creatore, il costruttore, ok, che qua sopra che mi definisce
variabili di base, ok? Quindi prende le variabili, fa le sue istanze di oggetto, così si deve dire, e dopodiché ho la scelta della diretta funzione che mi sceglie la direzione e la funzione che me lo mostra. Cosa accade quindi nella mia funzione di draw? Ok, che adesso accorciamo un attimino, che sennò le parentesi vanno a farsi friggere. Allora, innanzitutto vado a crearmi un oggetto che di là ho chiamato la miniatura, ma qua lo posso chiamare oggetto per semplicità, ok? Che nel setup mi vado a distanziare. Oggetto uguale new camminatore, eccolo qua, e gli diamo, che ne so, i colori, lo facciamo sempre rosso, 255 0 0. E poi qua nella mia funzione di draw cosa dovrò dirgli? Scegli la direzione, quindi oggetto punto scegli direzione, così come se fosse una chiamata di una funzione, un qualcosa, e come secondo parametro oggetto, ho messo nei, punto show. Quindi chiamo le due funzioni che ho creato dall'altra parte, che ho appena scritto nell'altro file. Se io adesso salvo e vado nel mio browser, 2, ok, e aggiorno, ho ricreato la stessa identica situazione, però con un codice molto più leggero, molto più leggibile e molto più ordinato. Perché? Perché prima, se ricordate nell'esercizio della pillola scorsa, quando dovevo fare una seconda particella, dovevo ricopiarmi tutte le altre funzioni ed era scomodo. Qua invece, se voglio fare un secondo oggetto, quindi var oggetto B, ok, mi basta ricopiare il costruttore, la parte di creazione dell'oggetto. Il costruttore non è il termine corretto, però la parte di definizione dell'oggetto base, questo qua lo facciamo, che ne so, verde come era nell'esercizio precedente. E poi mi basta semplicemente copiare queste due piccole procedure legate all'oggetto. Quindi avrò un oggetto A, un oggetto e un oggetto B che si muovono sul mio canvas, ok, che si muovono sul mio canvas, però con una definizione sola per la partenza, e dopo nel draw ho le loro procedure di gestione, movimento, aggiornamento dei dati, quello che voglio, perché dopo all'interno degli oggetti posso far mettere un po' quello che voglio, e mi trovo, ho salvato in questa nuova, sì, non ho tolto il focus, in questa nuova situazione in cui ne ho due di oggetti. Volessi crearne 15, mi basta fare 15 variabili e richiamare 15 volte, una per oggetto, scegli direzione e show, scegli direzione e show. Se io di un oggetto non gli dico scegli direzione, semplicemente non mi fa l'aggiornamento, ma potenzialmente è sempre utilizzabile senza nessun tipo di problema. Magari la prossima volta vediamo come creare tanti oggetti senza dover scrivere 1,5 miliardi di righe di codice, 1,5 miliardi di variabili, che risulta sempre scomodo e sempre poco gestibile. Cercheremo magari di fare una cosa un pochino più dinamica con gli array. Sono stato velocissimo, spero di essere stato chiaro, quindi abbiamo visto la creazione semplice degli oggetti. Si fa un nuovo file, ok? Si istanzia all'interno del mio file index, si fa il richiamo del file JavaScript che ho appena creato. JavaScript dell'oggetto vado a creare
una funzione principale, le variabili, vado a dichiararle, le variabili di oggetto con il tirs punto davanti, mi stanno droppando i frame rate che stanno impazzendo, non c'è problema, è qua, ok. Perfetto, dovrebbe andare un attimino meglio. Quindi col tis punto davanti, definisco le funzioni come tis punto, nome della funzione che voglio dare, e gli dico che è uguale ad una funzione e mi dichiaro la funzione esattamente come voglio dichiararla. E dopodiché nel main, nel mio file principale o negli altri file dove voglio richiamarle, mi richiamo le funzioni basandomi sul nome della variabile oggetto che ho definito sopra. Come al solito il codice lo troverete commentato qua nei commenti, insieme ai riferimenti alla passeggiata aleatoria dell'esercizio precedente, in modo da avere tutto molto più chiaro. Vi aspetto alla prossima pillola di codice e ciao!